Questo video voi non ve l'aspettavate e non me l'aspettavo neanch'io. Diciamo che è stata una doppia sorpresa, un po' alla due facce, perché io ho sempre voluto parlare un po' di questo argomento, di questi argomenti, dato che ogni volta che mi vedo un film particolare io mi vado a documentare prima di tutto. Perciò sono qui a parlarvi del piano sequenza, una tecnica che naturalmente chi ha assistito agli Oscar 2020 per via del lungometraggio 1917 di Sam Mendes, non l'ha visto. Però approfondiamo un attimo. Ma prima di tutto, sigla! Il piano sequenza è una tecnica cinematografica che consiste nella modulazione di una sequenza, ovvero un segmento narrativo autonomo, attraverso una sola ripresa, senza soluzioni di continuità, generalmente piuttosto lunga. Come la profondità di un campo, il piano sequenza prescinde dal montaggio, che attua un processo di sintesi eliminando tutto ciò che non serve al racconto, sfruttando la molteplicità dei piani all'interno della singola inquadratura e rispettando il tempo nel modo reale. Si tratta di un'opzione estetica cui diversi registi fanno riferimento dopo l'uso rivoluzionario che ne fece il regista di Quarto Potere, naturalmente Orson Welles, chi lo plasima. Verrà poi teorizzata e sviluppata in un contesto culturale differente da André Bazin, che creerà la profondità di campo e il long take. Qualche esempio notevole potrebbe essere il nodo alla gola di Alfred Hitchcock, che tecnicamente è formato da 10 piani sequenza, tutti ambientati in un semplice appartamento. Non so se l'avete visto, un bel film, sembra uno spettacolo teatrale. Orson Welles, naturalmente, come avevo detto, in L'infernale Quinlan del 1958. Poi, comunque, abbiamo Ettore Scola in Una giornata particolare, che ha girato un piano sequenza tra i più complessi e lunghi della storia del cinema italiano. Quindi, attenzione. Brian De Palma in Omicidio in diretta con il dimenticabilissimo Nicolas Cage. Non parlo di questo film in generale, ma parlo della sua filmografia in generale. Oppure abbiamo Alfonso Cuarón nei I figli degli uomini, Sim McQueen in Hunger, Psycho Bill, o meglio i primi 20 minuti, ancora Alfonso Cuarón nel premio Oscar Gravity. Oppure basta pensare a Alejandro González in Birdman, film che ho adorato a morte. Domani esce la recensione di Birdman. E poi tra i più nuovi ci sono Atomica Boy Onda di David Leitch nel 2017 e naturalmente 1917 del 2019. Che gran sciolingua! Quindi, come siamo riusciti a vedere, questa l'aggiungo anch'io, un piccolo piano sequenza in Shining di Stanley Kubrick. Il piano sequenza non è altro che una ripresa fatta interamente per eliminare tanta fatica, anche se comunque molta fatica la porta. Basta pensare al 1917 che è interamente realizzato in piano sequenza. O comunque i primi 10 minuti di Skyfall, sempre di coso, come si chiama? Aspettate, scusatemi. Sam Mendes.
Quindi noi ci vediamo al prossimo video dove potremo imparare qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.